bentornato. Oggi è venerdì 4 marzo 2022. Ti auguro una buona giornata. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Segno fortunato. Sentimenti in pole position. Complici i buoni aspetti in gioco tra Marte, Plutone, Venere e la Luna, tutte armonici al vostro segno. Cercate di chiudere gli occhi su tutte le brutte cose del mondo, trovando rifugio e conforto nel vostro punto di forza, l'amore. Mai come ora, in questo mare tempestoso, il porto sicuro sono gli affetti. Fate i salti mortali per garantire a chi amate un ambiente sano e sereno, e per la pace e l'armonia della coppia siete disposti anche a qualche rinuncia. Se siete ancora in smart working, approfittate della vostra prolungata presenza a casa per dare un colpo alla botte e uno al cerchio. Svolgete il vostro lavoro con la solita efficienza, ma in più riuscite a dare un'occhiata ai pupi, suggerendo qualche gioco dei vostri tempi o preparando loro una merenda speciale. Il rapporto d'amore purtroppo è con una persona non molto solida economicamente, spendaccione o con evidenti sofferenze finanziarie. Rimorsi e sensi di colpa potrebbero funestare le vostre giornate, ripensamenti e inquietudine. Il vostro partner ha un rapporto conflittuale con voi e bisogna assolutamente che voi comprendiate la sua situazione e lo aiutiate. Non è che abbandonando la nave riuscirete a salvarvi, una situazione difficile va affrontata e risolta, con sacrificio e coraggio. Solo dopo potrete pensare a riorganizzare la vostra vita in modo diverso. Che senso ha recriminare sul passato? Se avete vissuto nel passato una storia extra con un ariete o un capricorno, sappiate che le colpe sono solo vostre e che del suo amore avete capito poco. Sappiate riconoscere quando la vostra gelosia e la vostra intransigenza tocca davvero il fondo. Non è con l'inflessibilità che attirerete le persone a voi e le farete maturare. Se vivete una storia extra, non lasciatevi prendere la mano con nervosismi e gelosie inutili. Tutto sommato sapevate in anticipo i rischi che correvate e non è il caso di correrli proprio adesso. Qualcuno vi farà capire di essere innamorato e di tenere a voi, ma capita nel momento sbagliato. Oggi fate solo le cose strettamente necessarie e urgenti, cercate di non affaticarvi troppo e non date eccessiva importanza ad alcuni contrasti che potrebbero nascere con i colleghi o con gli amici. Giornata non molto fortunata per i trasporti. Chi si sposta per lavoro o per studio oggi dovrà fare i conti con alcuni contrattempi che potrebbero far perdere la pazienza. La scelta che dovrete fare si presenta difficile e complicata, ma non per questo impossibile. Si tratta di mettere da parte il vostro naturale orgoglio e ricominciare. Non abbiate fretta e soprattutto non traete conclusioni affrettate, soprattutto in amore, davvero non è il momento giusto. Se lavorate in un ambiente in cui le gerarchie contano, cercate di non scavalcare nessuno, altrimenti potreste passare momenti difficili. Assumere delle posizioni forti potrebbe aiutarvi anche sul lavoro, per non farvi sfruttare. Smettetela di riprendere per delle sciocchezze figli e partner. Dipende dalla vostra resistenza fisica e mentale al mantenimento di un certo equilibrio nella coppia. Nuovo cielo giornaliero di inizio marzo segnata da ottimi influssi planetari. Nel vostro orizzonte astrale sono ospitati Venere, Giove, il Sole e Nettuno, tutti insieme in modo benefico occupano il segno del Capricorno e dei Pesci, vostri amici sulla ruota dello zodiaco. La vostra lucidità mentale non fa una piega, la capacità di creare armonia in famiglia con la vostra personalità calda e umana, il tutto sommato all'attitudine a sapervi adattare alle situazioni, vi faranno gioco, consentendovi di primeggiare in qualsiasi ambiente vi vogliate muovere. Vorrei che il Toro programmasse qualcosa di importante per il fine settimana, perché le giornate di sabato e domenica mi sembrano decisamente migliori. Importante periodo che aiuta in particolare coloro che agli inizi di questa settimana sono stati male. Avete qualche difficoltà ad intraprendere una nuova strada, poiché vi eravate convinti che quella percorsa sarebbe stata la migliore possibile. Ma soltanto secondo voi, in quanto in molti hanno opinioni differenti. Non sempre dovete fare quel che vi dicono, ma è pur vero che se non state ottenendo i risultati sperati,
ci deve essere qualcosa che si può modificare. Cogliete il giusto spirito critico e non la critica in sé. La Luna e Nettuno abbracciati nel settore delle amicizie parlano di persone intorno a voi affettuose ma inconcludenti. Sarete voi ancora una volta, col vostro pragmatismo, a dar loro una mano, magari concedendo anche un prestito. Benone studi e carriera, garantiti dall'energica coppietta Plutone-Marte, che vi regala il coraggio di vivere e affrontare tutte le difficoltà del momento senza fare una piega. Amore ed Eros. Il finale delle fiabe direbbe felici e contenti, ma in questo momento difficile suona esagerato. E allora meglio dire sereni, accanto alla persona del cuore che considerate la migliore al mondo. Niente paura se ancora non avete fatto il grande passo, i romantici che desiderano una bella festa nuziale contano ormai le settimane che li separano dal fatidico sì a metà primavera. Cari Toro, in amore siete particolarmente carichi e vogliosi. Il partner non potrà che apprezzare. Avete un'ottima dose di vitalità ed entusiasmo, anche per chi ha avviato una relazione da poco. Sul lavoro serve calma, prendetevi il tempo necessario prima di decisioni importanti. Belle pretese le vostre. Alzate la voce e non volete essere contraddetti, chiedete al partner ma non ricambiate, pretendete spazi ma non ne lasciate alcuno. Attenzione gente, attenzione. Se siete nati della prima decade fate attenzione a non aumentare le pressioni avvolgenti sulla persona amata, in special modo in caso abbiate iniziato una storia d'amore da poco tempo. Saturno, pianeta della razionalità, transita in questo momento in angolo negativo e potrebbe costituire un ostacolo al libero sviluppo di una relazione basata sulla fiducia completa con il partner. Lavoro e denaro? Il buongiorno si vede dal mattino, azzurro e ben soleggiato, almeno all'orizzonte interiore. Se siete il capo le cose girano subito bene, se fate parte dello staff coi colleghi l'atmosfera è serena e complice, un mirabile esempio di cooperazione anche a livelli diversi. Viaggio lampo per questioni di affari o eredità, la vostra resistenza alla fatica si dimostra quanto mai eccezionale. Prima di impegnarvi in qualsiasi questione economica e professionale che può comportarvi un forte stress, dovreste prima valutare la vostra situazione complessivamente e poi procedere, sempre con cautela. Vi dedicate oggi a organizzare il tempo libero per il prossimo weekend, dosando molto bene le energie, essendo un segno economo, guardando a non sprecarli. Vi pianificate a curare i balconi e, se li avete, gli orti con le piante officinali, inoltre nella vera e propria passione per la preparazione di ricette di cucina, tutti i campi in cui siete maestri impareggiabili. Benessere. Sani e belli, state benone e già questo è un sollievo, ma starete ancor meglio se continuerete a rigare diritto. Porta fortuna, turchese e acquamarina che vi aiutano ad apprezzare i valori dello spirito, senza rinunciare alla possente sensualità del vostro segno. L'allineamento planetario ti supporta nel fare ciò che è giusto a livello fisico. Se stai viaggiando questo mese per lavoro o per piacere, fai particolare attenzione alla dieta e all'esercizio di cui hai bisogno. Per lei, per una cena in famiglia sfoderate un piatto forte della vostra cucina, garantita l'acclamazione generale. Per lui, se fino a qualche giorno fa avevate l'inverno negli occhi e nel cuore, ora vi sentite alle soglie della primavera, vestiario più leggero, dunque. Ma anche il corpo si dovrebbe alleggerire, via quei chili superflui accumulati durante i mesi freddi, da oggi dieta ipocalorica. Colore delle emozioni, lilla. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.